che sicuramente mi auguro daranno qualche contributo in più. Ringrazio innanzitutto il CSI per averci dato questa opportunità di poter fare questo corso allenatori qui nella nostra struttura. E ringrazio voi per essere venuti. Vedo tante facce, tanti ragazzi giovani e mi permetto di dire meno giovani, parlo sempre di uomini, le donne sono tutte giovani, parlando di me. E sono contento di questa cosa perché vedo molti giovani che hanno voglia di imparare, di provare a fare questo corso, di confrontarsi con questo corso e di crescere. Molti meno giovani, di gente, io parlo per quelli che conosco io, che fanno parte del nostro gruppo sportivo, ma vedo anche tanti altri con i capelli bianchi che sicuramente sono tanti anni che calcano, diciamo così, i campi di pallavolo, che hanno alle spalle già dei corsi. E quindi ringrazio anche voi che comunque sia con umiltà vi rimettete ancora in gioco ad ascoltare, a capire, a vedere, a confrontarvi con quello che comunque sia è questo percorso, diciamo così, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista educativo nei confronti dei ragazzi. Ringrazio il nostro gruppo sportivo perché è stato voluto fortemente dal consiglio del gruppo sportivo questo corso e sono molto contento perché poi alla fine lo facciamo in casa nostra e per me è un pregio, come ne ho letto, avere proprio questa cosa in casa nostra è veramente una soddisfazione immensa. E in ultimo devo ringraziare il Don, devo ringraziare la nostra parrocchia perché qui ci troviamo in una struttura della parrocchia e quindi devo dire anche un grazie al nostro Don Gianni che qui... Oltre a Don Andrea che è il nostro coadiutore, oltre al relatore di questa sera, coadiutore di Oginate, questo sicuramente, ma il consulente del CSI, il nuovo consulente del CSI per un nuovo quadriennio. Quindi sarà, ci affiancherà e noi avremo bisogno del suo apporto, delle sue parole, del suo conforto per poter migliorare sempre di più questa offerta non soltanto formativa ma magari anche sicuramente sportiva. Abbiamo in questo anno sportivo due ricorrenze importanti e fondamentali. Una è il nostro compleanno. Il CSI quest'anno compie 70 anni di storia, che tutto sommato, guardando un po' l'età anagrafica e tutto il resto, e anche quello che ha fatto è un bel traguardo. L'importante è che in questo anno in tutta Italia, in modo particolare a Lecco, settimana prossima, il 10 sabato e l'11 domenica, ci sarà una grande festa in piazza Lecco. E in 70 province d'Italia, contemporaneamente, si festeggerà i 70 anni del CSI. Ognuno a suo modo. Una cosa mi sembra molto bella, molto studiata anche in particolari e effettivamente non è una cosa semplice mettere assieme 70 città in tutta Italia nello stesso giorno, nello stesso momento e festeggiare ognuno come meglio crede il compleanno. Se magari qualcuno di voi, insieme alle vostre società, un gruppo di atleti può e vuole venire, siamo ben contenti di potervi accogliere e ospitare durante questi giorni. L'altro aspetto è molto importante e fondamentale, che sicuramente ognuno di voi avrà già sentito, avrà già letto, mi auguro, avrà guardato qualche nostro sito e viene fuori sempre questa locandina. Data fondamentale da segnare sulla vostra agenda personale, anche se siamo magari quasi agli sgoccioli, 7 giugno. Incontro con Papa Francesco, Piazza San Pietro, solo e solamente per le società del CSI. Sembra a parole, detto così, vabbè, settimana scorsa c'era quella, settimana quell'altra si... È vero, per noi e come ente di promozione sportiva dell'ambito nazionale siamo
mi permetto di sottolinearlo con un certo orgoglio, l'unico ente che ha la possibilità di affiancarsi in una festa particolare e gestire tutta Piazza San Pietro. Tra virgolette, abbiamo avuto la possibilità e da parte del Comune di Roma, per chi un pochettino conosce tanto San Pietro che è piccolino, dal ponte che c'è Castel Sant'Angelo fino a tutta Via della Conciliazione, che è un bel pezzetto, sarà chiusa al traffico e sarà allestita da stand, manifestazioni sportive, ricreative, informative, giocose, via dicendo, cosa anche questa molto difficile da ottenere. Noi siamo riusciti a fare questo e abbiamo bisogno non soltanto della vostra presenza, ma anche quella della vostra società, dei vostri atleti, dei vostri dirigenti, di coinvolgerli. Neanche, mi permetto di sottolineare questo, neanche le federazioni, pallacanestro, calcio o pallavolo, che sia, sono riuscite in questo intento. Il CONI, che chiaramente abbraccia 50.000 federazioni, è riuscito a fare un incontro con il Papa in modo personale. Noi siamo riusciti, ci abbiamo messo 70 anni, però penso che sia un bel traguardo, inevitabilmente, e veramente c'è la possibilità di poter mettersi a contatto e vivere un'esperienza, secondo noi, mi auguro, anche secondo me, me lo auguro, che sia indimenticabile sotto tanti aspetti, da quello folcloristico, tra virgolette, immagine di dicendo, ma anche quello di ascoltarlo espressamente solo per le società del CSI, che non è una cosa molto semplice. Allora, appunto per me è il battesimo, e quindi come tutte le cose che si iniziano, giustamente, ecco, abbiate molta clemenza nei confronti. Solo una cosa, chi già fa l'allenatore di pallavolo sulla mano? Da più di 10 anni sulla mano ancora? Da più di 20 anni? No, okay. Il posto di lascio, chiedo scusa. Chi invece inizia, alza la mano, coraggioso. Bene, va, che bello. Da dove venite? Da? Tutti. No. Posisio? Prossimo. Bene, allora, volevo dire naturalmente una preghiera insieme. Accettando questa provocazione, che chissà cosa pensa uno quando dice devo fare l'allenatore di pallavolo e si trova che il primo incontro c'è un prete che tendenzialmente di pallavolo ne sa poco, però ha festeggiato domenica per la vittoria del derby, quindi cioè, nel senso, qualche cosa di sport piace. Però da questo punto di vista la domanda che nasce è vera, no? Dica, devo venire qua ad imparare a fare l'allenatore o comunque a vivere e a continuare la mia formazione in questo, perché devo trovarmi un prete? E il paragone che mi viene sempre in mente è quando uno va all'università cattolica e deve purgare gli esami di teologia, perché fanno parte del curriculum, è come la tassa da pagare per poter vivere, per la formazione. E forse tante volte un momento di preghiera, un incontro così, può essere e può passare con questo intento. Non lo so, magari è una mia deformazione, però qualche volta il rischio c'è. Va bene, nel pacchetto c'è anche questa, speriamo che non sia troppo noioso, ma poi le cose serie arriveranno. È vero, perché questa sera il mio intervento ha proprio questo scopo, nel rimandarvi alla serietà di quello che ci sarà dopo, cioè al fatto che sarà importante per ciascuno di voi allenare bene e quindi assumere e vivere una professionalità in questo. Non ci si può accontentare nel dire c'è un po' di tempo, mi metto lì e vada come vada. La professionalità è una cosa seria, che si vive in tutti i campi, tanto più in questi.
Uno, perché ci sono di mezzo i ragazzi e questo comunque ci chiede serietà, professionalità. Due, perché c'è di mezzo i ragazzi che hanno bisogno di una guida, che hanno bisogno di un supporto, hanno bisogno anche davvero di essere accompagnati nel loro cammino. E allora mi sento di dire che la parte seria sarà quella a partire dai prossimi incontri. Quello che vorrei però aiutarvi a pensare è che il fare bene, quello, è un modo per educare. Educare, che sapete, è quella parolina magica dentro la quale tante volte si mette tutto, ma la cosa più che a me affascina di più è il fatto di dire: posso tirar fuori, educare, dall'altro, dai ragazzi che ho di fronte, il loro meglio. Speriamo qualche campione, sicuramente dei grandi uomini o delle grandi donne. Questo è il compito che è affidato a ciascuno di voi. E allora iniziare così è anche un corso per approfondire o per iniziare l'esperienza da allenatore, ha questo significato. Mettere la preghiera all'inizio e riconoscere che Gesù Cristo in questo ha molto da insegnarci per essere veramente uomini, non è una cosa in più, è la cosa che fonda, è l'esperienza che ci permette di dire: prendo sul serio tutto quello che faccio perché è profondamente umano, perché è profondamente cristiano. E allora questo inizio di corso ha un po' questo significato, e la preghiera può essere tante volte il modo con cui uno dice: è andato male questo allenamento, è andata male questa partita, Signore pensaci tu, oppure dire effettivamente tante volte anche dire: Signore aiutami veramente a trovare il modo migliore per prendere questo ragazzo, questa ragazza, a trovare il modo migliore per accompagnare questo gruppo, per farlo crescere, aiutami Signore ad essere per loro esempio nel campo e fuori. Allora, la preghiera che viviamo oggi ha un po' questo significato. Vorremmo chiedere al Signore di aiutarci a far sì che attraverso il nostro servizio possa crescere l'esperienza degli oratori dove viviamo, dove serviamo, e l'esperienza anche dello stare insieme e del servire. Padre della vita, ti prego per noi che viviamo in oratorio. Fa che qui possiamo conoscerti sempre più e incontrare tante persone che ci guidino verso te. Ti voglio ringraziare per gli animatori, i catechisti, gli allenatori e tutte le persone che si impegnano per educarci e farci divertire. Padre, donami la capacità di guardare gli altri, cercando sempre di vedere il bello e la gioia di essere tuoi amici. Ti chiedo che il mio oratorio sia sempre luogo di gioia e di festa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Questo è il titolo dell'incontro. Vediamo se... Ok. Allora, saranno tre gli aspetti che cercherò di... sulle quali cercherò di puntare questa sera, cerco di andare anche piuttosto velocemente, perché giustamente Nino diceva, dopo lo spazio va lasciato anche la possibilità di parlare insieme, e poi perché sennò il rischio è veramente quello di addormentarsi. Prima di tutto l'aspetto educativo dello sport, secondo aspetto sarà come lo sport educa, e il terzo aspetto chi educa nello sport, cioè chi sono i protagonisti di questa educazione. Prima di tutto una consapevolezza, lo sport educa, e questa deve essere una consapevolezza che noi tutti dobbiamo avere dentro il nostro cuore, cioè tutto quello che faremo, tutto quello che farete nel campo, e guardate soprattutto e anche negli spogliatoi e fuori, sarà un'opera educativa. Perché? Perché quello che ognuno di voi farà sarà dentro quegli aspetti profondi che
interessano i ragazzi e le ragazze che vi saranno affidati. Sia l'aspetto, diciamo così, più di divertimento, l'aspetto più di formazione umana, personale, fisica, sia anche gli aspetti più profondi, le relazioni, l'accettarsi, il sapersi conoscere con le qualità e con i difetti. Cioè l'opera che viene compiuta attraverso lo sport è un'opera che coinvolge la persona in tutti i fronti, non è semplicemente un dire cerco di far crescere il fisico dei miei atleti, perché nel momento in cui faccio questo sto già facendo e sto già passando un messaggio. Che cosa conta davvero? Qual è la modalità con cui io posso costruire il mio essere atleta? E allora la consapevolezza con la quale noi vogliamo cominciare e vivere il nostro servizio è proprio questo: lo sport educa. Se faccio male lo sport, divento maleducato, cioè educo malamente. Se vivo bene lo sport, darò una buona educazione. Certamente a questo punto vorrà dire cercare di capire che cosa vuol dire educare. Però la consapevolezza con la quale noi vogliamo partire questa sera è proprio questo: il fatto di riconoscere che su tutti i fronti di cui è composta la persona, mentale, psichico, fisico, spirituale, affettivo, ci sarà un vantaggio dal modo con cui verrà vissuto lo sport. Perché lo sport interpella tutti gli aspetti della persona. E allora ci facciamo questa domanda: come educa lo sport? E allora qui, ecco, cercherò di raccontare attraverso 9 risposte a questa domanda, molto veloci e anche con qualche immagine, per dire noi dobbiamo tenere conto che lo sport ha una molteplicità di livelli, ha una molteplicità di messaggi, ha la possibilità di educare in tanti modi. Primo, nel fatto che i ragazzi fondamentalmente, le ragazze e spero anche voi, attraverso lo sport si divertono. Guardate che questo non è da tutti, Il professor Dino dice che a scuola i ragazzi vanno, non so se vanno con tanta gioia a scuola, per niente. Secondo, a catechismo i ragazzi ci vanno forse con ancora meno gioia, no? Questo invece è un momento in cui tendenzialmente i ragazzi vanno volentieri, anzi, se appena appena possono, lasciano da parte tutto il resto pur di andare a giocare. E guardate che questa cosa è il punto di forza di questo momento. Non c'è nessun altro, credo più o meno, che riceva i ragazzi con questo spirito. Avete la fortuna di dire, ecco, i ragazzi vengono perché hanno voglia di divertirsi, vengono perché hanno voglia di andare a fare gli allenamenti. Qualche volta di più, qualche volta di meno, ma tendenzialmente c'hanno voglia. Preferiscono il momento della partitella, naturalmente, rispetto all'allenamento tecnico. Però vengono per quello e vengono con passione. E su questo è possibile ed è bello poter far leva, perché avete e abbiamo in questa occasione una grande opportunità. Già i ragazzi apprendono nei momenti in cui vanno senza voglia, figuratevi in questi. Si può dire bevono tutto quello che viene detto. Messi alla prova. Alla prova fisicamente anche. E qualche volta è giusto anche spingere un po', perché non è che appena uno si lamenta, allora basta, non si corre più. Dai, facciamo la partita, ragazzi. Così almeno sono tutti più tranquilli. L'impegno, la fatica è certamente un aspetto significativo nello sport. Se mai tiro un po', se mai chiedo quel di più, mai riuscirò a ottenere anche la crescita dei miei ragazzi, la crescita sportiva, la crescita umana. Certamente qualche volta bisogna anche imparare a far fatica.
e su questo forse un po' di attenzione dobbiamo sempre avere. Terzo, la squadra, lo sport di squadra, la pallavolo in questo credo che sia davvero una bella opportunità, costruisce anche delle belle relazioni. Perché è obbligatorio, per non giocare a ping pong ma giocare a pallavolo, imparare a passarsi un po' la palla, imparare a vivere un po' di sport di squadra, perché il segreto di una squadra che vince è anche questa unione. Sono sempre simpatici i modi con cui le squadre di pallavolo esultano, si salutano, eccetera, e in questo la fantasia è veramente molto bella, eccezionale. Spero che non sia un modo camuffato per nascondere le tensioni e le fatiche che ci sono nelle squadre, ma che sia invece uno strumento per far crescere anche i rapporti. Certamente non sempre le squadre sono così affiatate, qualche volta ci si trova anche a scontrarsi. In questo magari le ragazze ancora di più mi permetto, no? Cioè, per dire, faccio il maschilista perché tanto, tanto i preti sono famosi per questo. Allora, magari le ragazze sono, se uno rimane fuori un po' più del dovuto, insomma, sono problemi dopo. Però l'amicizia può crescere. L'amicizia non è fatta semplicemente da mangiare insieme, ci vogliamo bene, andiamo a mangiare insieme dopo la partita e queste cose. È fatta anche dalla fatica di volersi bene. Dalla fatica di riconoscere che l'altro forse oggi è più in forma di me, se anche gioca un pochettino più di me. Dal fatto che posso veramente costruire amicizie nelle quali posso mettermi alla prova, fare la fatica di voler bene, seppure è la cosa più bella. Chissà se qualcuno quando si guarda allo specchio si vede così. Tante volte ci si vede magari il contrario, un leone che si vede come un gattino, però certamente lo sport è un'occasione per misurarsi, perché tante volte si vede il proprio limite, bisogna accettarlo. Se sei alto 1,20 m adesso va bene, non dice mai, fai l'alzatrice, però no, giusto, accetta anche questa cosa. Però se uno da 1,20 m fa una bella elevazione, fa le sue belle schiacciate, la sua bella figura, no? Però qualche volta devo anche accettare i miei limiti, qualche volta devo imparare anche a valorizzare le mie qualità, perché lo sport mi aiuta anche in questo, a dire riconosco ciò per cui valgo e cerco di far crescere queste qualità. In questo anno sapete che il nostro vescovo ha scelto questa pagina di Vangelo del grano della zizzania. Qualche volta noi siamo bravi a vedere la zizzania, non sei capace, sono brutto, eccetera. Vedere il grano non è sempre così facile, e soprattutto imparare a far crescere il grano che c'è nella nostra vita. Allora l'autostima attraverso lo sport può crescere davvero. L'altro aspetto che ci dice che lo sport educa è il fatto che ci sono delle regole che vanno rispettate. E queste regole vanno rispettate sia dall'allenatore sia dai giocatori. Su questo effettivamente tante volte si vede la fatica. Purtroppo in questo il calcio è cattivo maestro, perché tendenzialmente dalla domenica alla domenica dopo, dalla domenica sera alla domenica dopo, si comincia a commentare la partita. La partita dura 90 minuti, i commenti durano 7 giorni. E questo è educato al fatto che tutti si pensano di essere i migliori allenatori del mondo, o i migliori arbitri del mondo. E quindi su qualsiasi cosa si è cominciato a discutere e a poter dire la nostra. Figurarsi in uno sport in cui c'è la moviola come il calcio, in uno sport come la pallavolo in cui tendenzialmente il pallone non lascia il segno e gli occhi sono quelli dell'arbitro, quanto spazio di intervento potrebbe esserci.
da questo punto di vista, il rispetto delle regole forse è una cosa che sempre più deve crescere. Non vuol dire che non cerco di vincere, ma cerco di farlo stando dentro quelle modalità che mi permettono di dire questa vittoria è soddisfazione vera, perché è entrata dentro il mio cammino, dentro le mie qualità, sapendo che qualche volta si può anche perdere. Io ho fatto la mia gavetta sportiva nella Belledense, conosci la squadra Materasso per antonomasia, nel senso che i 3 anni di sport che ho fatto di calcio l'abbiamo perso credo sempre, questo non è mai molto bello, anche se lui dava comunque la soddisfazione di giocare, non so come facevo sinceramente, quasi l'Inter dei tempi migliori, ecco, questo. Non c'è nessun interista che sia adatto, sì, che dice ah, non possono più parlare, va bene, ecco. Detto questo, ieri è stato dopo il cielo, perché l'avete obbligato a vincere? Allora, certamente accettare di vincere è facile, anzi, qualche volta forse bisogna imparare anche a vincere con umiltà, nel senso che non è che uno allora ha vinto quella partita, deve andare lì a umiliare gli avversari. Così come anche la stessa umiltà si può e si deve vivere nel momento in cui si perde, che non è sempre colpa dell'arbitro. L'altro aspetto che ci fa riscoprire che lo sport educa è anche il fatto che fa crescere il nostro corpo, ci educa e ci vorrebbe educare anche a tenere bene il nostro corpo, sia perché è importante lavarsi, anche questo è un aspetto positivo, cioè, inizialmente se uno dice almeno una volta alla settimana mi lavo perché vado a fare gli allenamenti, secondo ambito è il fatto di dire che faccio crescere il mio corpo, perché magari devo anche avere attenzione per la mia alimentazione, cercare di vivere anche una preparazione atletica, da questo punto di vista. Non so, mi permetto di dire che non bisogna prendere troppo sotto gamba le visite mediche. Qualche volta uno dice, ma sì, siamo all'oratorio, anche se non c'è il tesserino, non c'è la visita medica, fa niente. Non è il caso, secondo me. L'altro aspetto di questa educazione è anche la prevenzione. Su 2 aspetti, primo potrebbe essere quello di devianze, anche se magari la squadra tutta insieme va a farsi le canne, cioè vabbè, non aiuta, però in realtà quando uno deve aver cura del proprio corpo, deve aver cura del proprio fisico, deve aver cura del proprio crescere, evita anche determinate devianze, anche se magari il rischio, tante volte abbiamo vinto, andiamo a bere e poi dopo non ci si accorge che forse anche lì ci possono e ci devono essere delle regole, così come anche quella prevenzione dal fatto di dire che uno si senta troppo solo o che pensi alla propria vita semplicemente come se avendo sé come centro, invece lo sport vorrebbe educarci anche ad avere questa attenzione, la prevenzione a non vivere da soli, a non rimanere da soli. L'ultimo aspetto di questa educazione è anche il rapporto con gli altri che sono diversi da me, sia come si vede dall'immagine per il colore della pelle e quindi tante volte per le tradizioni, per la cultura, per il modo di vivere, sia semplicemente tra persone dello stesso paese che però hanno caratteri diversi. Allora anche l'integrazione nasce dal fatto di dire condividiamo una passione, condividiamo la fatica, il divertimento, le regole, la cura del nostro corpo, ecco, certamente perché ci riconosciamo tutti uguali.
perché riconosciamo che l'altro, comunque diverso da me, è una ricchezza. Ecco, se noi vediamo anche solo questi 9 aspetti, ci rendiamo conto della profondità di quello che stiamo facendo. Non è semplicemente dire, ecco, il mio dirigente aveva bisogno di una persona, mi ha cercato. E dai, sì, un'ora gliela concedo, 2, 3, 5, non so quante sono, va bene, c'è qualcosa di più. Da questo punto di vista, quello che mi piacerebbe che uno percepisse questa sera è il fatto di dire, va bene, io ho accettato, sono contento, sto facendo da anni questo servizio, questa attività, mi rendo conto del valore che ha, mi rendo conto che quello che ho fatto, questo sì che ho detto, è pesante, dall'altra parte mi accorgo che non sono da solo, però sento anche tutta la responsabilità di quello che vado facendo. Da questo punto di vista, se uno questa sera si facesse tremare un pochettino le gambe e dire, ma cosa ho fatto? Non è male che ogni tanto ci sia questa esperienza, perché ci rendiamo conto che abbiamo detto un sì forte. Se ce l'hanno chiesto, ce lo stiamo facendo, è perché hanno visto in noi la possibilità di realizzare questo. Dall'altra parte ci saranno tutti questi incontri, 10 addirittura, tutti questi incontri per dire che potrò arrivare pronto a questa esperienza. Chi educa nello sport? E qui entriamo veramente nel pesante. Naturalmente c'è il coach, detto anche mister, detto anche allenatore, ma ci sono anche molti altri. Primo, i genitori. I genitori sono i primi educatori dei ragazzi, questo lo sapete, li hanno generati loro e tendenzialmente sono disposti a tutto, e dico a tutto, pur di far sì che i loro ragazzi siano felici, qualche volta anche a troppo. I genitori sono certamente una ricchezza per tutte le squadre. È meglio averli dalla propria parte che contro, giusto? Questo sicuramente. Dall'altra parte è bene che, come sempre, come saranno anche gli altri ruoli, si capisca bene il ruolo. Dicevo prima, la televisione e il calcio da questo punto di vista ci hanno messo profondamente in difficoltà, perché ogni genitore, uno pensa che suo figlio sia il migliore del mondo o che sia il peggiore in assoluto, tendenzialmente il migliore, quindi che il suo figlio ha diritto dovere di giocare sempre, di non essere mai sostituito, di avere il ruolo di primo ordine nella squadra, e se dovesse capitare che gioca male è perché l'allenatore non gli ha fatto bene gli allenamenti. Quindi da questo punto di vista però diventa necessario renderci conto che i genitori ci sono, necessario da questo punto di vista anche imparare a vivere un rapporto con loro. Questa è la fatica più grande di ogni allenatore, di ogni professore, tante volte anche dei preti, perché comunque tendenzialmente il genitore poi arriva. Quindi noi dobbiamo prima di tutto renderci conto che ci sono, e secondo anche cercare di coinvolgerli nel modo giusto, perché comunque la loro presenza è preziosa, e più si riesce a coinvolgerli negli ambiti precisi, più questo agevola, no? Le attività della squadra, perché ci accompagnano, perché ci aiutano in determinati servizi, eccetera, perché comunque c'è bisogno di uno che fa il referto, di uno che segna i punti, eccetera. Dall'altra parte è bene che anche da questo punto di vista l'allenatore, insieme ai dirigenti, insieme ai responsabili della società sportiva, abbiano cura della modalità con cui c'è questa partecipazione. Da questo punto di vista è bene che la società
sia attenta a questo, perché conto le volte in cui comunque succede che magari dagli spalti il genitore piomba dentro nel campo, almeno a parole, non dico fisicamente, spero non fisicamente. Gli arbitri, che poverini qualche volta devono essere scortati fuori dall'oratorio addirittura, c'è gente che se ne va abbacchiata, dice io quell'oratorio lì non torno più, perché sennò mi picchiano, eccetera. È vero, no? Allora uno dice va bene, l'arbitro già che fa questo servizio, già che lo fa con tutta la passione che cerca di vivere, cerchiamo anche di far sì, come si diceva prima, che non sia l'oggetto dei nostri insulti, la musa ispiratrice delle nostre parolacce o altro, sia semplicemente il garante dell'attività fatta bene. Poi ci potrà essere anche gli errori arbitrali, ci mancherebbe, però da questo punto di vista anche il saper di aiutare i ragazzi e i genitori e diciamo tutto l'entourage a rispettare anche gli errori arbitrali, e questa è una fatica che si può fare. Certo, se uno ha i soldi anche per comprarsi gli arbitri, ma non avviene il CSI. Avviene su, giusto? Tipo l'aiuto, no. Allora, l'altra presenza educativa sono i dirigenti, ecco, che siano veramente di aiuto nell'organizzazione delle attività e di sostegno anche per gli allenatori. Se uno si prepara o vive questo servizio di allenatore, sappia e senta sempre che se non è così lo cerchi, lo chieda, l'aiuto e il sostegno dei dirigenti che hanno proprio questo ruolo. Tante volte anche un ruolo di aiuto in quelle che possono essere le situazioni di difficoltà, magari appunto con i genitori, con le altre società, magari anche con gli arbitri, perché ci sia davvero anche un rispetto dei ruoli. Noi siamo qui però con lo scopo di guardare quell'educatore che è l'allenatore. Ci sono delle sottolineature che vorrei fare proprio a partire da che cosa vuol dire per un allenatore educare. Qui c'è la presentazione che è troppo lenta. Va bene. Allora, l'allenatore come educa? Lui certamente è uno degli educatori e ripeto quanto è importante rispettare anche le altre presenze. Prima di tutto l'allenatore ha la necessità di vivere questo ruolo di educatore nei confronti degli atleti, nei confronti dei ragazzi. In questo primo punto sottolineerei ciascun ragazzo. Perché tante volte il rischio è quello di dire va bene, l'importante è che la squadra sia forte, abbia i risultati. L'importante è la squadra che... Ed è questo è molto vero, perché l'allenatore è anche quello che cerca di fare un gruppo. Però l'allenatore è anche quello che ha l'attenzione e la cura per ciascuno. Non è sufficiente avere una bella squadra. È importante che ogni persona della squadra, ogni ragazzo, sappia che il suo allenatore lo conosce, lo cerca, lo stima, lo riprende e anche gli dice che è bravo. Cioè il fatto che questa attenzione, poi diciamocelo, ci sono gli atleti preferiti, questo è innegabile, come la mamma al figlio preferito. No, non è vero. La mamma sempre l'amore eterno per tutti e uguale verso tutti. Però il rischio è, se uno vede da fuori, che ci sia il figlio preferito. E così anche il rischio dell'allenatore. Però questo, sappiatelo,
e viviamo sempre, questo lo dico a voi, me lo ripeto sempre anche per me, quanto è importante questa attenzione a ciascuno. Se il migliore manca una volta, io lo chiamo per tre volte al telefono dicendogli guarda che sei mancato, guarda che non devi mancare, guarda che posso farlo anche quando manca, il più scarso degli scarsi. Dopo gli dico anche sì, ma se stai a casa non c'è problema, però lo chiamo, lo cerco, già sei malato, oh, che peccato, e stai a casa quanto vuoi, non c'è problema, queste cose, però dall'altra parte è bene che ciascuno senta questo rispetto e questa attenzione, non è cosa da poco, sapendo che il vostro ruolo dà anche la possibilità tra un allenamento e l'altro, in un trasporto e l'altro, in un momento in cui ci si trova, di un ascolto che vada al di là della professione. Cioè non è semplicemente, guarda che per fare il bagger bene forse hai bisogno di... Ma magari può capitare che qualche ragazzo o qualche ragazza vi racconti i gossip amorosi, questi sono sempre molto simpatici, ma anche tanto altro. Da questo punto di vista, essere attenti a leggere qualche segno non vuol dire che l'allenatore poi è quello che risolve i problemi dei ragazzi, ma che li coglie. Questo è un ruolo importantissimo, che poi dopo magari può dire ad Aldone, gli dice sai che io oggi l'ho visto un po' così ed è un po' che così, sai, ho parlato con quello e ho notato, e devo andare a fare la spia. Non è fare la spia forse, no? C'è la delicatezza di una confidenza, e questo sicuramente, però qualche volta diventa anche importante magari dire va bene, mi faccio aiutare, chiedo qualche consiglio ai dirigenti, ai sacerdoti che ci sono nelle parrocchie, a quella persona di cui mi fido. Cioè quanto diventa importante essere capaci di riconoscere che siamo allenatori, non è che dobbiamo saper far tutto. Però se vogliamo qualche aspetto ascoltando, questo diventa importante, per non dire poi dopo, ma io avevo capito qualcosa, però... Secondo aspetto, la passione. Certamente dobbiamo riconoscere che il modo migliore per vivere questo servizio educativo è il fatto che qualcuno, anzi che tutti voi siate innamorati di chi? Non dite di Gesù perché non ci crede nessuno, ma il prete bisogna dirglielo. C'era un mio ragazzo che mi diceva sempre così, io dico sempre Gesù perché tanto so che prima o poi andrà bene, no? Cioè, è la risposta esatta a qualsiasi domanda, no? No, innamorati dello sport, innamorati certamente anche di questi ragazzi che vi saranno affidati, cioè che ci sia anche questa passione, credo che sia la cosa più bella, la cosa più vera che ci possa sostenere. Poi vedremo che non è sempre rose e fiori, però che questo servizio nasca da lì, credo che se uno accetta di fare 10 incontri per diventare allenatore, già questa ce l'ha, soprattutto la sera, soprattutto questo bellissimo posto, uno dice c'era le salamelle e le patatine, però mi è costato uscire. E certamente insieme a questa passione c'è anche la pazienza, la costanza, perché qualche volta si è un po' messi alla prova. E qualche volta i ragazzi, io un bello sberlone glielo chiederesti, se non uno, due. Però questo sapete che è una delle cose che oggi come oggi non si può più fare. Io racconto adesso felicemente che anch'io i miei sberlotti li ho presi, e credo che facciano parte di una buona educazione. Purtroppo oggi non si può più, e quindi evitate tutto questo, però certamente questa è una virtù sulla quale bisogna misurarsi. Siamo in un periodo in cui ci prepariamo a fare l'oratorio feriale, non negli oratori. E su questa cosa qui non si può più transigere. C'è qualcuno che la pazienza non ce l'ha ed è bene che stia lontano dai ragazzi.
è così, così. Perché se uno gli scappa di muovere le mani, non va bene, è inutile, non va bene. E su questo, con molta umiltà, dice, va bene, hai fatto 10 incontri, hai fatto il corso, hai fatto tutto, però se muovi le mani, mi spiace, ma stai a casa. Stai a casa. Se diventi anche troppo nervoso, perché ti viene da urlare troppo, sono anche queste cose su cui bisogna misurarsi. Purtroppo, o per fortuna, perché ci sono anche aspetti positivi, tutte queste cose sono bandite da un ruolo educativo. Non è che non vuol dire che non bisogna correggere, bisogna magari qualche volta anche arrabbiarsi, ma bisogna avere la giusta misura, che ci permette di avere la costanza di andare avanti sempre, anche quando le cose pesano. Sono 25 punti, non vi preoccupate. La lealtà, la giusta fermezza, beh, questo l'abbiamo già detto prima. L'autorevolezza. Allora, voi sapete che una delle tentazioni più grandi è: io sono l'allenatore, io ho deciso e quindi sta scritto, decido io, va bene. Di per sé, quando si arriva a dover dire questa frase, vuol dire che si è già arrivati a una misura in cui l'autorevolezza si sta un po' spegnendo, perché di per sé questa cosa dovrebbe passare dalla modalità con cui uno vive le proprie scelte. Se questa è la formazione con cui si entra in questo secondo set, questa è la formazione con cui si entra. Se oggi bisogna correre un quarto d'ora, si corre un quarto d'ora, no? 20 minuti, mezz'ora, non è che un'ora, due ore, cioè non è che dico che bisogna correre di meno. Però questi sono esempi molto semplici, no? Però in cui si passa il fatto, da sempre la Chiesa è una monarchia assoluta, sapete che c'è un Papa, tutti devono obbedire, ma anche la squadra è tendenzialmente una monarchia assoluta, dove diventa anche importante ascoltarsi, confrontarsi, fare il punto della situazione, ma che si capisca chi è l'allenatore. Questo qualche volta è un ruolo che fa piacere assumere, qualche volta no, perché magari qualche volta è sbagliato, capita all'allenatore di sbagliare. Non è sempre solo colpa di voi, non vi siete impegnati, avete giocato bene. Però diventa importante guadagnarsi l'autorevolezza. L'ultimo punto, avete pazienza. La forza nel sostenere la frustrazione. Nel senso che qualche volta uno dice: abbiamo perso, è colpa di quelle scelte che ho sbagliato io, forse non li ho formati abbastanza, non li ho allenati abbastanza, mi sono lasciato un po' prendere. Quel ragazzo lì se n'è andato dalla squadra, ha deciso di andare da un'altra parte. Questa tante volte è una frustrazione, ma quello che teneva un po' insieme tutto, puntavo tanto su di lui e se n'è andato. Avevamo costruito un legame così bello, adesso guarda, non parla neanche più, viene ancora, però sono le frustrazioni di un rapporto educativo. Bisogna avere la forza di sostenerlo, perché non sempre si può andare bene. Suggerimenti. Per dire che c'è un ruolo educativo dello sport, ci sono delle modalità con cui si può realizzarlo, ci sono degli interlocutori. Come è possibile che tutto questo si realizzi? Andiamo verso la conclusione. Questo è al centro di questo anno pastorale. Voi sapete che il nostro vescovo ha puntato sulla comunità educante. E non è solo un pallino nel nostro vescovo. Tradotto vuol dire l'importanza del lavorare
in rete. Vuol dire che l'allenatore ha il suo ambito di servizio, di lavoro, dentro la società sportiva, e questo deve essere chiaro sempre. Non è la mia squadra e poi qualche volta mi unisco alla società. No, è la società che mi dà la possibilità di avere questo ambito di servizio, di avere queste relazioni, di avere il mio ruolo. Dentro questa società devo starci. Qualche volta c'è qualcuno che parte per la tangente. Ed è bene che gli allenatori dentro una società siano sempre consapevoli di questo, che sono dentro una società, dove c'è un dirigente, dove c'è un presidente, dove ci sono delle scelte vissute insieme, ci sono delle occasioni da condividere. Ma questo legame va costruito anche con tutte le altre realtà. Tendenzialmente tutte le società sono dentro un oratorio e quindi ci sono anche degli altri educatori, che sono i catechisti, sono i preti. Le società sono in oratorio, sono anche in un paese dove ci sono anche i professori, dove ci sono anche le maestre. Questo perché? Perché sempre di più diventa indispensabile creare questa rete. I ragazzi sono gli stessi, sia che siano chiamati oggi in questo momento studenti, che ragazzi dell'iniziazione cristiana, che atleti, però il ragazzo è lo stesso. Qualche volta essere capaci di trovarsi e fare il bene dei ragazzi diventa non solo utile, ma necessario. E purtroppo su questo non sempre è facile. Perché l'allenatore deve sgomitare per avere lo spazio, essere rispettato nel suo ruolo nei confronti della catechista e del prete, che ne hanno sempre una, e ci sono i ritiri, e c'è la preghiera, e c'è la messa, e le 40 ore, e il carnevale, e le pescatole. E il primo che salta è sempre l'allenamento, che ingiustizie sociali. Banalizzo, ma poi su queste cose si è misurati sempre. E allora il fatto di poter essere invece in una sintonia che ci permette, dal mio punto di vista, dico che la scuola, gli allenamenti, il catechismo sono sullo stesso piano. Tendenzialmente bisognerebbe far sì che il ragazzo non debba scegliere se fare l'uno o l'altro, perché non è giusto mettere nelle condizioni di scegliere una cosa o l'altra. A parte la scuola che ci deve andare lo stesso, però le altre. E allora, lavorare in rete vuol dire anche essere capaci di arrivare al punto in cui si dice conserviamo tutte le cose, proprio perché hanno lo stesso valore, proprio perché l'educazione è a più livelli. E allora, se riusciamo a fare il ritiro in un momento in cui non ci sono gli allenamenti, è meglio. Se qualche volta devo spostare gli allenamenti perché c'è quel ritiro, e qualche volta posso chiedere di spostare il ritiro perché c'è la partita, magari non fate la settimana prima, però anche su questo, e i miei colleghi so che sono tutti disponibili e bravi in questo, nel senso che se voi riuscite a pagare le tangenti sufficientemente alte al loro confronto, scherzo, però si può fare. E da questo punto di vista diventa importante, perché è il messaggio più chiaro che diamo ai ragazzi. Non conta solo, ma contano tutti. Io credo che questo va riconosciuto. Secondo aspetto, scrivere un progetto. Io credo che sia importante che un allenatore all'inizio, quando già conosce la sua squadra, o comunque quando ha cominciato a conoscerla, dice: io alla fine dell'anno voglio raggiungere questo obiettivo sportivo. Questo lo fate già tutti, giusto? Nel senso che io so che, per dire, questo è il numero 5
dovrà crescere in questo aspetto, il numero 7 dovrà crescere in quest'altro, la squadra dovrà raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo agonistico, sportivo, un obiettivo di classifica, un obiettivo di punteggio, quello che volete, ma un progetto dentro la squadra che ci sia, no? Dall'altra parte anche un progetto educativo, no? Cioè, a me piacerebbe che quel ragazzo lì che oggi ha questa fatica possa arrivare alla fine dell'anno avendo fatto qualche passo, rendendosi conto dei suoi limiti, delle sue qualità e anche magari mettendole un po' in gioco, come anche un progetto educativo. Sapete certamente nei vostri relatori ci sono dei progetti educativi dentro i quali grande parte ha anche la società sportiva, perché dopo una certa età si abbandona i banchi del catechismo, ma non si abbandona lo sport, più o meno. Quindi diventa importante anche in questo entrare a pieno regime. Farsi incontro allo sport. Ecco, prima si diceva, abbiamo invitato Don Gianni, si chiama, giusto? E non è venuto, Va bene, e questo succede, sia perché magari il prete non viene, sia perché l'allenatore non viene, adesso perché siamo onesti per la parte comincio, perché sono menefreghisti, perché non interessa niente dell'oratorio, eccetera? Assolutamente no. Però questo farsi incontro allo sport va costruito. Allora, se anche il vostro prete qualche volta vi delude da questo punto di vista, ecco, sappiate che in realtà qualche volta magari fa fatica a sentirsi veramente accolto in alcuni ambiti, a sentire veramente che c'è questa cosa, oppure fa fatica a capire il valore che c'è questa cosa, oppure semplicemente avendo degli impegni non riesce a venire. Ma questo non deve farci demordere dall'aspetto che è importante costruire questa rete che va cercata continuamente. Questo lo dico a voi, come è giusto che lo si dica ai preti, come è giusto che si dica alle catechiste. Se mai una catechista viene a vedere un allenamento, qualche problema c'è, no? E se mai un allenatore va a vedere un'ora di catechismo, no, non so, potrebbe spaventarsi. Magari non va mai in oratorio alla domenica pomeriggio, non va mai ai sacramenti che i suoi ragazzi vivono, non va mai a un incontro che c'è nella società, cioè diventa un problema. Questo vuol dire farsi incontro allo sport. Fatevi dire che comunque si sono radunarsi attorno a questa esperienza, è vero, radunarsi insieme. E non è sempre colpa degli altri che non vogliono, che non mi considerano, che non mi valorizzano. Anche se, ripeto, voi siete in assoluto quelli che hanno maggior forza nei confronti dei ragazzi, perché vengono volentieri ai vostri incontri, li vedono più spesso di qualunque altra persona ed educatore, più spesso si dice, non so. L'ultima, no, ci sono ancora due cose, formarsi come allenatori. Ecco, io credo che sia di grande esempio vedere persone che da più di 10 anni sono allenatori e sono qui ancora. Chissà quante volte ho sentito queste cose, o anche meglio, anzi sicuramente meglio, però sono qui ancora. Perché non si è mai imparato abbastanza. Perché comunque qualche volta diventa importante poter ritornare al valore delle cose, alla parte, e anche alla tecnica nel fare le cose. Allora, come era la nostra slide iniziale, per fare bene l'educatore ho bisogno di far bene l'allenatore. E la formazione da questo punto di vista è necessaria. Ed è bello che il CSI organizzi cose così.
mi permetto anche in questo di dire che qualche volta l'allenatore può essere da driver per questa esperienza, certo, ma io guarda, sinceramente con Andrea, io non vado neanche a messa. Qualche volta dico ai miei ragazzi, dai, mi raccomando, è Natale, è Pasqua, dai, voi sapete che a te fa piacere, se no ci rompe le scatole, ci rompiamo, e tutte queste cose carine. Però, dall'altra parte, io so di squadre che prima di ogni partita fanno la preghiera, troppo. Sono di squadre che quando devono andare a giocare, quando giocano in casa e giocano alle 11, vanno tutti insieme alla messa alle 9:30. E so di squadre che non frequentano assolutamente niente, per dire che tutte sono dentro il CSI, lo stesso titolo, lo stesso valore, la stessa cosa. Però una differenza, permettetemi di dire, che può esserci. Se lo sport vuole essere educativo, e vuole essere educativo a tutti i livelli, anche il livello spirituale ha la sua dignità. E quando magari qualche prete vi stressa su queste cose, qualche catechista, qualche genitore, ma prima di dire sei il solito Paolotto e ci tieni qua solo per questo, eccetera, provate a pensarci. Dopo rispondete pure, per amor del cielo, però provate a pensarci. Il vostro ruolo può essere davvero di traino anche su questi anni. Certamente i primi a mettersi in discussione dal punto di vista spirituale dovete essere voi. Non funziona. C'è la messa per la festa, la Pasqua dello sportivo. Ragazzi, mi raccomando, tutti presenti con la tuta. E poi il primo che non c'è è l'allenatore. C'è un cortocircuito. Cioè dobbiamo pensare che questo. Ma tu sei un bravo allenatore? Ah, io dico di sì, cioè, non è che non lo dico che non è un bravo allenatore. Però il modo con cui noi vorremmo fare lo sport vorrebbe avere anche questo aspetto. Tante volte si prende la disponibilità di tanti, si vive anche il servizio con passione, eccetera. Entro in un aspetto un po' così, insomma. Però non è ed è banalizzante parlarne solo così, perché ogni caso è un po' una storia da sé, eccetera. La fede non può mai essere giudicata e tutte queste cose sono verissime. Però se lo sport, secondo quanto noi vorremmo viverlo, secondo il valore che ha in sé, deve e può prevedere questi momenti. Come dicevo anche prima, non è semplicemente un caso che si inizi così un corso, non è semplicemente un caso che l'incontro finisca con questa provocazione, almeno in questa prima parte, ma perché questo aspetto è necessario. Allora, mentre vi preparate ad essere dei bravi educatori, perché bravi allenatori, pensate che c'è una professionalità tecnica da far crescere, da far maturare, da acquisire, c'è una professionalità educativa che è legata proprio a questo, che prevede tutti gli aspetti che abbiamo detto finora, relazionali, affettivi, emotivi, intellettuali, ma anche spirituali. Perché l'uomo e il ragazzo è tutto questo. Bene, credo che sia tutto. Dubbi, perplessità, domande. Chiarimenti, dei consigli che ci ha dato questa sera, mi auguro che alcuni di voi si ritrovino in questi consigli, suggerimenti, in questo modo anche comunque di proporci